Questo evento quanto è importante e che cosa vuole, diciamo, promuovere e dare come messaggio anche a tutte le famiglie di San Severino? Sì, questa mattina c'è in scena un musical, lo Schiaccianoce, un musical di un livello veramente alto. È stata volontà innanzitutto mia, ma di tutta l'amministrazione, il poter offrire ai ragazzi di Mercato San Severino, di tutte le scuole, l'opportunità di trascorrere una giornata a teatro. Lo Schiaccianoce, quale spettacolo più indicato per il periodo natalizio, vuole lanciare giustamente un valido messaggio per tutti i ragazzi. Ma il piacere di questa mattina è vedere la sala pienissima, tutti i posti occupati, i ragazzi addirittura qualcuno era in piedi, e quindi vedere i cittadini, i ragazzi che rispondono all'invito è una cosa che riempie di gioia e anche diciamo, raccoglie i frutti di un gran lavoro che si sta facendo per questo Natale, per le attività che si sono proposte per tutto il mese di Natale che è andato dal 7 dicembre fino a quest'anno 12 gennaio. Quindi una grossa soddisfazione, una grossa gioia, vedere la partecipazione, ripeto, ripaga di tutti i sacrifici il lavoro fatto. Grazie per il lavoro svolto. E volevo chiedere un'altra domanda, quindi ci saranno anche altre attività in merito, diciamo, a queste attività culturali, socioculturali? Sì, in realtà ci sono già stati due eventi musicali, due corali che si sono esibite, anche queste di livello molto alto, la Corale Metelliana l'altro giorno di Cava, quindi anche chi sta al di fuori del territorio ha raccolto quello che è stato un mio avviso pubblico che ho presentato a novembre, quindi anche da fuori comune sono venuti qui a voler offrire attività sul nostro territorio, culturali per l'appunto perché è stato anche l'altra sera un concerto bellissimo, il concerto della no nostra Corale Angelicus che c'è stato il 23 dicembre, il concerto di Natale, avremo ancora il 4 quasi sicuramente un duo violino e pianoforte, quindi sì, tantissimo, c'è stata anche una mostra nel convento francescano, quindi tanti eventi culturali, quindi non solo divertimento ma anche cultura, del resto il mio assessorato propone proprio questo, cioè le mie deleghe sono al turismo, alla cultura, alla promozione del territorio e coinvolgere anche le scuole, visto che ho a delega anche all'istruzione, quindi i ragazzi soprattutto protagonisti, infatti un grande impegno è stato anche quello di organizzare una bellissima casa di Babbo Natale a Piazza 20 Settembre dove abbiamo visto tantissimi bambini venire chiedere a Babbo Natale i doni, fotografarsi con Babbo Natale, quindi è stato fatto un lavoro per coinvolgere un po' tutte le età, dai più piccoli ai più grandi. Grazie Assessore, e speriamo che, diciamo, questo nuovo anno sia un anno ricco di sorprese e anche di tante belle attività per il nostro territorio.